Lorenzo Guarnieri. Ma Giobando è una delle iniziative più concrete e più efficaci che il panorama toscano sta presentando da anni, proprio nella interlocuzione di quello che poi sono le opportunità concrete sul piano del lavoro. Del resto sarà espressione di una svolta che io vorrei dare anche alla formazione professionale, ovvero più attenta e più finalizzata alle esigenze del mondo del lavoro, meno legata a quello che è una sorta di corso post-istruzione e conseguentemente proprio sull'approccio che io voglio dare alla formazione professionale, Giobando mi soccorre, perché è una di quelle iniziative che parte proprio dalla necessità concreta e offre opportunità che i giovani possono raccogliere. Devo dire che Giobando come iniziativa ormai consolidata, sempre in crescita, si lega poi a quella che è l'attività della Fondazione Lorenzo Guarnieri, conseguentemente quello che è l'obiettivo della prevenzione e della sicurezza stradale, e devo complimentarmi con Stefano e con la famiglia per il modo sempre innovativo con cui si crea questa sensibilizzazione. È diventato un appuntamento che ogni anno riesce a sensibilizzare e a stimolare la corsa, e quest'anno il Covid cambia caratteristiche della corsa, quindi il sabato e la domenica la possibilità di testimoniare attraverso un esercizio che è di attività motoria, di esercizio fisico, quello che è la sensibilità per una fondazione che davvero svolge un ruolo di riferimento a livello nazionale e internazionale sul piano della sicurezza stradale. Ecco, Presidente.